Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi tra le tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 62, 20 settembre 1913. Stavo pensando allo stato presente, come poco o nulla ci soffro, e Gesù subito. Figlia mia, tutto ciò che succede intorno e dentro dell'anima, amarezze, piaceri, contrasti, morti, privazioni, contenti ed altro, non è che il mio lavorio continuo di far adempiere e svolgere in loro la mia volontà. Quando questo ottengo, tutto è fatto, e perciò tutto le dà pace, anche lo stesso patire, pare che vuol stare lontano, vedendo che il volere divino è più di lui e che le tiene luogo di tutto e supera tutto. Pare che tutti le facciano riverenza, ed io stesso, quando l'anima giunge a questo punto, che di tutto se ne serve per farmi compiere il lavorio del mio volere, fatto ciò, la dispongo per il cielo. Capitolo 63, 21 settembre 1913. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù si è fatto vedere con una dolcezza ed affabilità indescrivibile, come se mi volesse dire una cosa a lui tanto cara ed a me di grande sorpresa, onde tutta abbracciandomi e stringendomi al suo cuore, mi ha detto: Figlia diletta mia, tutte le cose che l'anima fa nella mia volontà ed insieme con me, cioè preghiere, azioni, passi, acquistano le mie stesse qualità, la stessa vita e gli stessi valori. Vedi, tutto ciò che io feci sulla terra, preghiera, patimenti, opere, stanno tutti in atto e staranno in eterno a bene di chi ne vuole. Il mio operato differisce dall'operato delle creature. Contenendo in me la potenza creatrice, parlo e creo. Come un giorno parlai e creai il sole, e questo sole che è sempre pieno di luce e di calore, e dà sempre luce e calore come se stesse in atto di ricevere da me creazione continua, senza mai diminuirne. Tale fu il mio operato in terra. Contenendo in me la potenza creatrice, come il sole sta in continuo atto di dare luce, così la preghiera che feci, i passi, le opere, il sangue sparso, stanno in continuo atto di pregare,
di operare e di camminare. Sicché le mie preghiere continuano, i miei passi stanno sempre in atto di correre appresso alle anime, così del resto. Altrimenti che grande differenza ci sarebbe tra il mio operato e quello dei miei santi? Ora senti, figlia mia, una cosa bella, bella e non ancora capita dalle creature. Tutto ciò che l'anima fa insieme con me e nella mia volontà, come sono le cose mie, restano le sue. Il connesso della mia volontà e l'operato insieme con me partecipa della mia stessa potenza. Io ne sono rimasta estatica con una gioia che non potevo contenere e ho detto: possibile, o Gesù, tutto questo? E lui: chi ciò non comprende può dire che non mi conosce. Ed è scomparso. Ma io non so dire bene, ne so spiegarmi meglio. Chi può dire ciò che mi faceva comprendere? Anzi, mi pare di aver detto spropositi. Capitolo 64, 25 settembre 1913. Avendo detto al confessore che Gesù mi aveva detto che la volontà di Dio è il centro dell'anima e che questo centro sta nel fondo dell'anima, che come sole espandendo i suoi raggi dà luce alla mente, santità alle azioni, forza ai passi, vita al cuore, potenza alla parola, a tutto. Non solo, ma questo centro della volontà di Dio, mentre ci sta dentro, per fare che mai ne potessimo sfuggire, per essere a nostra continua disposizione e neppure un minuto lasciarsi soli e separati, ci sta di fronte, a destra, a sinistra, di dietro e dovunque, anche in cielo, sarà il nostro centro. Il confessore diceva che invece il nostro centro è il Santissimo Sacramento. Ora, nel venire, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, io dovevo fare in modo che la santità doveva essere agevole e accessibile a tutti, meno che loro non la volessero, a tutte le condizioni, in tutte le circostanze ed in tutti i luoghi. È vero che il Santissimo Sacramento è centro, ma chi lo istituì? Chi soggiogò la mia umanità a rinchiudersi nel breve giro di un'ostia? Non fu la mia volontà? Quindi la mia volontà primeggerà sempre su tutto. E poi, se il tutto sta nell'Eucaristia, i sacerdoti che mi chiamano dal cielo nelle loro mani e che stanno di più di tutti al contatto delle mie carni sacramentali dovrebbero essere i più santi, i più buoni. Ed invece molti sono i più cattivi. Povero me, come mi trattano nel Santissimo Sacramento. E tante anime devote che mi ricevono, forse ogni giorno, dovrebbero essere tante sante, se bastava il centro dell'Eucaristia. Ed invece, cosa da piangere, sono sempre allo stesso punto: vanitose, iraconde, puntigliose, eccetera. Povero centro del Santissimo Sacramento, come resto disonorato. Invece una madre di famiglia che fa la mia volontà e che per le sue condizioni, non che non vuole, ma non può ricevermi tutti i giorni, e si vede paziente, caritatevole, porta il profumo in sé delle mie virtù eucaristiche. Ah, è forse il sacramento o la mia volontà cui essa si è sottoposta, che la tiene soggiogata e supplisce al Santissimo Sacramento? Anzi, io ti dico che gli stessi sacramenti producono i frutti a seconda che le anime sono assoggettate alla mia volontà, a seconda il connesso che hanno col mio volere, così producono gli effetti. E se connesso col mio volere non c'è, si comunicheranno di me ma resteranno digiuni, si confesseranno ma resteranno sempre lordi, verranno alla mia presenza sacramentale, ma se i nostri voleri non si confrontano sarò per loro come un morto, perché solo la mia volontà nell'anima che si fa soggiogare da essa produce tutti i beni e dà vita agli stessi sacramenti, e chi ciò non comprende significa che sono bambini nella religione. Semplice spettacolo, adesso, come sempre, la difficoltà enorme racchiudere nel breve arco di tempo e anche del tutto caratteristico e tipico di una meditazione le straordinarie suggestioni che Gesù ha dato. Sono uno più bello dell'altro questi tre capitoletti. Sono stato fortemente tentato, ecco, di fermarmi al secondo perché per approfondire adeguatamente. Ecco, poi vediamo adesso come va
la meditazione, perché sono davvero perle preziose. Primo punto. Qui veramente c'è da aprire un pochino l'intelligenza, no? Perché nel primo capitolo Gesù non chiosa, non commenta, però, ma se non si capisce questo che Gesù spiega, non si è capito ancora nulla della vita nel divino volere. Nel secondo capitolo alla fine conclude: chi ciò non comprende può dire che non mi conosce. E alla fine del terzo dice: chi ciò non comprende significa che sono bambini nella religione. Ecco, io direi, se mi posso permettere, se il nostro Signore non si arrabbia, che potrei fare una chiosa al primo capitolo, che chi ciò non comprende ancora non ha capito nulla, non solo della vita nella divina volontà, ma proprio dell'operare di Dio con le anime e nelle anime. Gesù dice una cosa molto semplice, attenzione, tutto ciò che succede intorno e dentro l'anima. Ora, qui parla evidentemente, particolarmente, in maniera assolutamente privilegiata, a noi battezzati. Sicuramente la divina volontà agisce dovunque, dappertutto, no? San Paolo scrive chiaramente: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi, qui parla evidentemente, anzitutto, quindi non delle anime, come dire, cattivissime, ecco, che hanno proprio estromesso Dio dalla loro vita. Certamente Dio si prende cura anche di loro, anche in loro è attiva la divina volontà, cerca di richiamarli in tutti i modi possibili, eccetera, no? Ecco, però questo discorso forte è evidentemente fatto ad un'anima di un figlio di Dio, di una figlia di Dio, che di questo non deve proprio assolutamente dubitare, ma neanche minimamente. Allora Gesù dice tutto. Tutto, ma proprio tutto, anche il minimo dettaglio, anche il minimo particolare, ciò che succede intorno, quindi fuori, ma fuori in maniera percepibile, e dentro l'anima, quindi circostanze esteriori e situazioni interiori, amarezze per esempio, contenti, piaceri, contrasti, quindi da parte dell'esterno, no? Contrasti significa avversità, cosiddette disgrazie, che ne so, incidenti, lutti, persecuzioni, incomprensioni, come dice, morti, proprio la parola dei morti, muore qualcuno, privazioni, privazioni della presenza di Gesù, privazioni, non lo so, di sicurezze economiche, privazioni di beni, privazioni di affetti, privazioni di stime. Che cos'è tutto questo? Caso? Quindi cose che capitano e speriamo che capitino, che mi senta meglio possibile, capitino meno disgrazie possibili, si soffre il meno possibile, così si campa meglio. Noi forse pensiamo così, come pensano purtroppo in molti. Tutto questo, e chiaramente abbiamo fatto semplicemente, anche Gesù ha fatto una lista essenziale, semplificativa, è mio lavorio continuo dentro l'anima, perché? Per far adempiere e svolgere in lei la mia volontà. Sono modi con cui il Signore in continuazione sta cercando di liberarci dalla galera del volere umano e portarci a vivere nella gioia e nella libertà della sua volontà. E proprio le cose che a noi ci sembrerebbero più sgradevoli, più sgradite, prova a pensare che cosa vorrei che non fosse mai accaduto recentemente, quale fatto, quale episodio, quale situazione, cosa vorrei che non accadesse mai. Sta tranquillo che proprio queste cose sono quelle dove il Signore maggiormente lavora, proprio perché tu non le vuoi, le temi, ci resisti. Questo è un punto essenziale, non soltanto della vita nella divina volontà, ma della vita cristiana. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, scrive San Paolo. Nella lettera agli ebrei c'è scritto: per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, non come il termine greco in senso stretto è bastardi. La traduzione edulcorata in italiano, per carità, è illegittimi. Ma il termine greco è bastardo.
Quindi figlio di madre e incerto padre, insomma, no? Cioè, e tutto il patrimonio, siamo in Quaresima, delle cosiddette sofferenze e tribolazioni, delle croci. Gesù l'ha detto ieri nella messa del giorno: devi prendere la croce ogni giorno se vuoi venire dietro di me, perché senza la croce tu non sarai purificato, sfrondato, liberato da tutto ciò che ti impedisce l'unione con me. Cioè le avversità, il dolore, questo è un messaggio fondamentale del cristianesimo. Sono, Dio non l'avrebbe mai volute, sarebbero dovute essere completamente estranee dalla vita dell'uomo. Sono divenute necessarie a causa del peccato. E che cos'è il peccato? Il peccato è la forma classica, piena, di opposizione e di uscita dalla volontà di Dio per fare la propria. Se tu non ti sottoponi a questa terapia, ma stai continuamente leggendo, interpretando tutto in modo umano, o come se Dio non fosse lui a starci dietro, realmente lui tutte quante queste cose, la tua fede vale zero, vale. Non serve a niente, rimani sempre uguale. Ma non a poco, a niente, d'accordo? A niente. Quando questo ottengo, dice Gesù, tutto è fatto, tutto. La Quaresima è un tempo di conversione, abbiamo iniziato così, convertiti e credi al Vangelo, è una delle due frasi che il sacerdote dice, oppure ricordati che sei polvere, all'inizio della Quaresima. L'orazione che accompagna il mercoledì delle ceneri, acconsentici di intraprendere questo cammino di vera conversione con le armi della penitenza per affrontare e vincere il combattimento contro lo spirito del male. Cosa vuole farci lo spirito del male? Portarci lontano dalla volontà di Dio. Che è la cosa, che è la sua specializzazione. Quando questo ottengo, tutto è fatto. E perciò tutto le dà pace. Come tutto le dà pace? Pure una disgrazia? Certamente sì. Sì. Anche lo stesso patire. Pare che vuole stare lontano. Ma in che senso? In che senso? Che se tu dietro un patire vedi la volontà di Dio, l'abbracci con amore e questa luce soprannaturale che ti fa comprendere che quella è una cosa buona per te, stempera fortemente la sofferenza. Basta leggere l'ora della passione quando Gesù stava in croce, lo dice lui. Dice: tu beh, boh, tutti quanti pensano che io fossi triste, desolato e soltanto pieno di dolori. Per carità, dolori a non finire, ma nel profondo del mio cuore c'era la gioia, perché io gli stavo facendo la volontà del Padre. Io stavo salvando una montagna di anime, certo non tutte come avrei voluto, e non dipende da me, ma ne stavo salvando una montagna e il Padre era glorificato. Per cui in croce va a dire più pene ancora il nostro Signore Gesù Cristo, appena lo mettono in croce, quando era giunto al culmine che non sapeva più, non c'era più un posto dove aprirgli una piaga. Mica perché era folle o perché era masochista, ma per questa profonda beatitudine sussistente anche in mezzo a quei tormenti, dipendente dal fatto che sto facendo la volontà di Dio. Quindi fugge pure il patire in questo senso, ecco. Quindi io stesso, quando l'anima giunge a questo punto, che di tutto se ne serve per farmi compiere il lavorio del mio volere, quindi non lo rende vano, chiappo tutto, anche una puntura di una zanzara, anche un piccolo incidente domestico quotidiano che mi causa una piccola sofferenza. Fatto ciò la dispongo per il cielo, è finito, d'accordo? È finito tutto. Fino a quando non impareremo anche in queste minime cose, ma minime cose, ti aspetti una telefonata, la telefonata non arriva. È volontà di Dio. Ah no, ma poi è una cafona perché io sto tanto male, non ho fatto manco una telefonata. È volere umano. Continua pure a sintonizzarti su queste frequenze e vedrai come te andrà bene la vita, quanto sarai contento. Questo, uno. Secondo, mi sa che non ce la faremo ad approfondire il terzo perché lo riprendiamo nella prossima meditazione, forse. Vediamo un po' dove ci porta la divina volontà. Allora, in questo secondo capitolo, Gesù dice un'altra cosa fondamentalissima, importantissima, non troppo difficile da comprendere. Se uno ci pensa un po',
Gesù dice, attenzione, chi non comprende non mi conosce. Perché questo è proprio un punto capitale, volume undicesimo, della vita nella divina volontà. Cioè, che è la giustificazione, come dire, teoretica, mi verrebbe da dire, insomma, un termine filosofico, degli atti compiuti nella divina volontà, del perché sono così grandi e così sono così importanti. Cosa significano anche quelle espressioni che noi andiamo a prendere gli atti che ha compiuto Gesù e qualcuno va, se incarta, entra in pallone, non capisce più niente. Il discorso è di una semplicità estrema. Gesù è il figlio di Dio fatto uomo. La Chiesa nel Concilio di Calcedonia, che vuole approfondire, trova tutti quanti gli articoletti sul blog, e prossimamente un ebook sulla Santa Madre Chiesa, dove ci saranno anche queste cose, ma ci sono già in un ebook che è stato pubblicato sui temi della Cristologia, mio. E cosa ha detto la Chiesa? Attenzione, Gesù ha due nature, umana e divina, ma è una sola persona, cioè figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, che rimanendo ciò che era è divenuto ciò che non era. Ora, gli atti di un essere umano appartengono alla persona, non alla natura, quindi anche gli atti che Gesù fa come uomo, usando la sua natura umana, per esempio camminare, mangiare, dormire, non sono atti dell'uomo Cristo Gesù separato dal Verbo di Dio, ma sono atti del Figlio di Dio, compiuti con la sua natura umana. Capiamo anche com'è importante una buona formazione, anche se queste cose sembrano un pochino, per comprendere queste cose. Allora, se l'atto è del Figlio di Dio, la dignità del Figlio di Dio è divina, cioè un atto di un figlio, un atto divino è un atto che ha, uno, la caratteristica dell'eternità, non può cessare di essere. Il valore che ha è infinito, la potenza che ha è immensa. Punto. Quindi tutte le dormite che si è fatto Gesù quando stava sulla terra sono tutte attualmente vive e operanti. E la dormita di Gesù è sole dal Padre, gloria infinita, anche l'atto del dormire, perché è un atto compiuto perfettamente dal Figlio di Dio. Ora, tutto questo patrimonio, immaginiamo insomma 33 anni di vita terrena, quanti atti ha fatto Gesù? Non si sa. Già lui, quando li faceva, li indirizzava con la sua intenzione a comunicarli a tutti gli esseri umani per riparare tutte le mancanze di tutti gli esseri umani. Cioè, quello che Gesù ha fatto nella vita terrena è tutto a nostro vantaggio da un punto di vista oggettivo. Cioè, nella sua intenzione ha agito a nome di tutti gli uomini presenti, passati e futuri per dare a Dio ciò che gli è dovuto e per riparare ed espiare tutto il male che abbiamo fatto e distruggerlo. Questa è la sua opera. Ora, che succede se io imparo ad operare nella divina volontà, quindi a fare le cose con lui e nella sua volontà, come Gesù spiega, che cosa succede? Che partecipo di questo, che i miei atti diventano divini, anche i miei. Perché? Perché sono connessi con la sua volontà e fatti insieme a colui che li ha compiuti e che li mantiene in atto perché divini a nostro favore, per rivestirci dei suoi stessi meriti. Rileggiamo alcuni passaggi. Il mio operato differisce dall'operato delle creature. È evidente, perché lui è il creatore, contiene in sé la potenza creatrice. Quindi se parla, crea, se dorme, crea. D'accordo? Le preghiere che feci, i passi, le opere, il sangue sparso, stanno in atto continuo di pregare, di operare, di camminare. Perché? Perché hanno una forza, un'opera divina è indistruttibile. Questo sono arrivati anche gli scienziati. Questo in parte vale anche per il creato. E ci sono arrivati gli scienziati, Einstein. Nulla si crea da se stesso, perché è certo che nulla si crea da se stesso, perché è creato da Dio, ma nulla si distrugge e tutto si trasforma. Cioè, una volta che c'è una creatura, un ente,
quell'ente nel nulla non ci ritorna. Gli atomi non ritornano nel nulla. Questo apre anche a vastissime prospettive anche di comprensione. Ecco, ma quando questo è un atto è divino, non soltanto che, cioè, rimane cristallizzato, immutabile, ed è, non si trasforma proprio in niente. Cioè, il passo che Gesù ha compiuto, non lo so, il 13 marzo dell'anno 24 dopo Cristo, sicuramente era sulla terra, in quella che stanno un po' di oscillazioni. Il 13 marzo dell'anno 24 alle ore 14:22 è attualmente vivo, non si può estinguere, né appartiene a un passato che non c'è più. Quindi quando io dico vieni Gesù a camminare in me, Gesù sta camminando, questo atto, tra, come dire, essendo immenso, travalica i confini del tempo e dello spazio, è ovunque e in ogni momento in atto. Quindi se io con un atto della mia volontà prendo quel passo e lo dico voglio fare il mio passo con te, o Gesù, lo faccio mio. Perché? Perché Gesù con l'incarnazione, diceva già San Giovanni Paolo II, si è unito in un certo modo ad ogni uomo. Lui è il nostro capo, è il capo del corpo che è la Chiesa, quindi la sua vita mi appartiene. Basta che la voglio fare mia, perché manca la mia volontà a quello che ha fatto Gesù, manca il mio consenso, manca la mia collaborazione, manca la mia accettazione. Ma se è fatto questo, è fatto tutto. Se è fatto questo, è fatto tutto. Allora Gesù dice, ora senti figlia mia, una cosa bella e non ancora capita dalle creature, questo è un punto fondamentale. E per capirlo, spero che sia chiaro da questa qui, occorre questa piccola, come dire, questa piccola attrezzatura di comprensione di chi è Gesù e di cosa ha fatto nella vita terrena. So che ho cercato di dare una piccola, questa è una meditazione un po' sui generis, ma questo è indispensabile per comprendere bene questa cosa. Una cosa bella e non ancora capita dalle creature, tutto ciò che l'anima fa insieme con me e nella mia volontà, quindi insieme con Gesù, vieni Gesù nel mio camminare, nel mio mangiare, nel mio muovermi, nel mio dormire, eccetera, sono come sono le cose mie, restano le sue. Il connesso della mia volontà e l'operato insieme con me partecipa della mia stessa potenza creatrice. Voglio vedere chi ci crede a questo qui. Che se tu chiami Gesù a camminare in te, tu in quel momento stai facendo con quell'atto che devi fare in quel momento. Non c'è bene più grande che tu potresti fare a te, intorno a te, alla Chiesa, al mondo e a tutti. Questo è, ma questa è una cosa bellissima questa qui. E deve essere compresa. Luisa reagisce, io ne sono rimasta estatica, con una gioia che non potevo contenere. E ho detto, possibile, oh Gesù, tutto questo? Allora Luisa, prima elementare, ha capito. E dice, ma siamo su scherzi a parte, ma veramente? È così? Gesù, non solo che ha detto che è così, ha detto, chi ciò non comprende può dire che non mi conosce. Attenzione, non mi conosce. Non ha neanche capito niente circa il dogma dell'incarnazione, come io ho cercato di brevemente tratteggiare. E non ha neanche capito niente di quello che Gesù ha fatto durante la sua permanenza sulla terra, che non è venuto solo, cioè già... Il fedele comune già è troppo, si dice che chi era Gesù? Il figlio di Dio fatto uomo. Già questo oggi non te lo risponde più quasi nessuno, proprio le cose essenziali del catechismo di San Pio X. E cosa è venuto a fare sulla terra? È venuto per soffrire e morire per i nostri peccati. Già questo, che è qualcosa, ma è una piccolissima cosa rispetto a quello che ha fatto Gesù, già oggi questo non lo sa quasi nessuno. Per una trascuratezza, mi si consente insomma di dire, non sempre incolpevole, proprio dell'ABC, dei rudimenti della fede, dell'ABC, ma questa ignoranza, cioè, è cosa grave. Chi ciò non comprende può dire che non mi conosce.
non soltanto non conosce chi è Gesù, che cos'è l'incarnazione, cosa è venuto a fare sulla terra, ma non conosce neanche la portata del suo amore, che lui ha fatto tutto per noi. Quindi per arricchirci di quello che ha fatto lui. Cioè, che io cammino, io sono povero essere umano, è un atto completamente indifferente. Ma che Gesù cammina, non è un atto indifferente. La comunicazione tra il passo di Gesù e il mio, anzi la fusione nella divina volontà e facendo tutte le cose con Gesù, chiamandolo a operare in me, cosa produce? Produce che io mi rivesto dei meriti di Cristo. Ma questa è una cosa, cioè, nel battesimo, cioè, se uno legge i libri liturgici, cosa succede nel sacramento del battesimo? Che noi siamo tutto quanto ciò che Gesù ha operato per distruggere i peccati, opera automaticamente, ex opere opera di noi senza bisogno, nel battesimo non devi fare proprio niente. Il battesimo di un adulto, l'unica cosa che devi fare è: credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio e l'unico salvatore? Sì, puoi essere battezzato. Quindi l'immagine di questa gratuità totale, assoluta, è cristallizzata in un sacramento. Proprio a farti comprendere, capito, che per essere salvo tu non devi fare niente, devi soltanto credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Basta. Lui ti cancella tutti i peccati e ti riveste di lui, ti infonde le virtù, la fede, la speranza, la carità, le sue grazie, i suoi meriti, tutto. Questo accade. Quindi non è questa una cosa, queste cose strane, queste cose astruse, non è affatto così. Cioè, questo segue direttamente a un principio generale, qui dovrei fare un'altra lezione di teologia, che a differenza di quello che accade per noi esseri umani, Gesù ci ha comunicato a noi, non soltanto i suoi meriti si chiamano in teologia dogmatica impetratori e satisfatori, ma anche, cosa che non è possibile tra noi mortali, i suoi meriti di accrescimento di grazia e di accrescimento di gloria. Questa è l'unica forma di comunicazione che funziona solo tra Gesù e la creatura. Io posso, per fare un esempio, no, fare un digiuno e dire a Gesù: questo digiuno non lo voglio applicare a me. O lo cedo alla Madonna e ci fa quello che vuole, secondo le sue intenzioni, oppure ti dico: lo applico per la conversione di mio padre. Ma io non posso dire a Gesù: faccio la comunione e la grazia che ricevo con questa comunione la do a mio padre, perché questo non è un merito comunicabile, perché la gloria che mi concederai, l'aumento di gloria che mi concederai in cielo per questa comunione che ho fatto bene, per questa messa che ho ben partecipato, la cedo ad un altro. Questo non si può fare, perché sono atti strettamente personali, come la responsabilità penale, no? Per noi esseri umani, e come la responsabilità dei tuoi peccati. La responsabilità dei tuoi peccati è tua, d'accordo? Sei tu che davanti a Dio rispondi personalmente del peccato che hai fatto. E così sei tu che davanti a Dio rispondi personalmente dell'opera buona che hai fatto, sotto il punto di vista della meritorietà del paradiso o dell'inferno, di crescere in grazia o di perdere la grazia. Ecco, non così per quanto riguarda Gesù. Gesù ci ha rivestito di tutti i suoi meriti del secondo tipo, cioè tutta quanta la grazia che lui ha acquistato, infinita. In ogni minimo atto è tutta a nostra disposizione, dobbiamo prenderla e rivestircene. E la gloria infinita che un atto di questo genere causa è tutta a nostra disposizione. È veramente tanta roba. Attenzione, chi ciò non comprende può dire che non mi conosce. Nella prossima meditazione, come immaginavo, adesso non vado a mortificare in 2 minuti quel passaggio straordinario sui sacramenti. La prossima meditazione riprenderà dalla rilettura del capitolo 64, che non possiamo adeguatamente meditare.
Ti preghiamo, Santa Vergine Maria, di fissare bene nel cuore queste due sorgenti a cui abbiamo attinto a larghi sorsi. Uno, la certezza che nulla di ciò che si muove dentro e fuori di noi è casuale e non è direttamente connesso con l'opera di Dio e della sua volontà in noi per liberarci da noi stessi e adempiere e svolgere in noi la divina volontà. E la seconda cosa, comprendere la differenza tra l'operato di Gesù e il nostro, il fatto che quello è sempre in atto e l'importanza decisiva che per noi riveste l'imparare ad unirci in tutto a ciò che faceva Gesù, proprio in tutto, 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 per divinizzare al massimo possibile la nostra vita e procurare un bene infinito, immenso, grandissimo a tutti, anche quando sembrasse che apparentemente, e la vita di Luisa ne è una testimonianza emblematica, non facciamo niente. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.